Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Finalmente sono arrivato a Firenze. Ma facciamo un passo indietro. Ci eravamo lasciati dal passo della Fruta, ovvero dal cimitero germanico. La terza tappa è stata la tappa più bella della Via degli Dei, da Madonna dei Fornelli fino a salire fino quassù, a circa 1000 metri d'altitudine, attraversando boschi secolari e sentieri mozzafiato. Panorami e laghi ci hanno fatto compagnia in uno splendido scenario, fatto di momenti unici e momenti veramente incredibili. Siete pronti per l'ultima tappa? Rimettiamoci in cammino. Andiamo, venite con me. Tempo allucinante, quarta tappa, passo della Fonte San Pier Sieve. Guardate che giornatina, posto da lupi, questa è K2, questa è la via della morte, non è la via di Marco Messner ci avrebbe qui a fa persi in un monte in Toscana, posto assurdo. Occhiali. Pure gli occhiali c'è. Nata Chiperina. Gli occhiali non mi pare che siano. Vabbè. E Ronaldo Higuain c'è sempre. Chiacchierata un'altra, siamo scesi dal monte Sant'Agata e adesso stiamo andando verso Sant'Agata. Mancano 7-8 km alla tappa di giornata. Qui si è aperto un po', sembra la casa dove ha girato il ciclone. Eh sì, Toscana era, non so dove, ma
ragazzi, siamo all'atto conclusivo di questo cammino. Beh, come prima cosa volevo ringraziare il mio compagno di viaggio. Ci conosciamo da una vita, 40 anni ormai. Tutto quello che si fa con un amico è ancora più bello. Persino restare per un quarto d'ora a vedere macchine che passano a sfrecciare appoggiate a un guardrail. Figuriamoci un cammino. Che dire, la nostra via degli dei si ferma qui, in un mesto campeggio a San Piero a Sieve, un paesino a 30 km da Firenze. La tappa finale sarà a Firenze, appunto, ma non per noi. Cioè, io a Firenze ci sono anche arrivato, ma per tornare a casa in treno. E tutto questo per dire che ognuno deve cercare a modo suo, ognuno deve fare il proprio cammino, perché uno stesso posto può significare cose diverse a seconda di chi lo visita. La nostra via degli dei è stata intensa, dura, a tratti vibrante, ma quello che conta alla fine è che ci siamo messi alla prova e abbiamo capito che in fondo non è importante la meta, ma il cammino stesso. Questo è il TN della Via degli Dei 2023. Ciao ragazzi, alla prossima avventura. Ah, dimenticavo, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao, a presto. Ma sono arrivato a casa ragazzi, tra un chilometro a piedi sono arrivato, grazie per questa nuova ennesima avventura. Adesso è proprio finita. Grazie ancora e alla prossima su questi schermi. Ciao ragazzi. Piove, senti come piove, senti come viene giù. Ehi, piove, senti come piove, senti come piove, senti come viene giù. Ehi.